Sono le 16, sto scendendo dalla Cunicella. Potrei scendere anche da questa parte, però rinuncio. Non voglio alzarla perché qua faccio qua sciorta e mi faccio male. Bella giornata oggi. L'aria sta rinfrescando. Intanto siamo in 3 aprile 2024. Queste erano tutte cementificate e questi sono i detriti della protervia, disastro, diciamo alluvione della montagna, alluvione. La montagna d'acqua che è scesa ha distrutto gran parte della strada, ma soprattutto qui sotto bisogna vedere. Però il panorama rimane sempre bello. Qui nella montagna di Luca de Marzi, pochi sanno che circa 40 anni fa, io operai della lampada di cui ho fatto parte io, qua avevano messo più di 30.000 pini. Sì, gli anni sono passati e le cose sono cambiate. Ecco qui, continua a scendere quello che rimane qua della palizzata che protegge. Amarena selvatica. Ginestre, e qui ci sta pure la cosa della Via Crucis, vedete? E qui c'è un'altra strada che conduce verso la strada della lampada, saranno circa 40 minuti per ricongiungersi, cioè questo sentiero per ricongiungersi con la strada della lampada, bisogna salire. Ma questa strada prima ci transitava parecchia gente e quindi in qualche modo era decespugliata, mentre adesso è occupata da spini, di rovi e via di seguito. E questa è un'altra canalizzazione, da qui, eccola qui, qualche rimane. Oh, va, l'ha distrutta. E quindi da qui passa qui sotto.